È un Nicola un po' più teso rispetto al solito, quello che si presenta in conferenza stampa nella mattinata di venerdì, conferenza che introduce il match di domenica. Sarà per la posta in palio, più alta rispetto al solito, teso ma convinto Davide Nicola, convinto che i suoi possano fare una buona gara, soprattutto dopo che la prima vittoria esterna ha ridato credito alla sua squadra anche all'esterno, non certo all'interno, dove lui e i calciatori ci hanno sempre creduto. Ci vorrà un Crotone perfetto o quasi per provare a battere l'Inter. Questo è il succo delle parole dell'allenatore piemontese, che prima è stato però preceduto da quelle di Andrea Nalini. Ascoltiamo entrambi. Ma guarda, cioè noi ci sentiamo la Serie A, cioè questo cioè va detto perché ormai cioè, le partite sono passate, per cui non dobbiamo trovare alibi, nessun alibi, e noi ci sentiamo la Serie A. Ovvio che il campionato sappiamo tutti che è difficile, però appunto cioè, non mollando e col nostro spirito, come ho detto fino adesso, cioè, a mio avviso ne usciamo alla grande. Le lacune ci sono, cioè, le abbiamo trovate. C'è stato un periodo un po' di assestamento, però credo che adesso un po' la ruota si sia formata, ecco. È scattato qualcosa di positivo sicuramente. Difatti c'era il morale altissimo, non che prima non lo era, però comunque c'è quella scintilla, quella cosa in più che ci fa essere fiduciosi anche per domenica, ecco. Sì, esatto, cioè abbiamo più consapevolezza ai nostri mezzi, sappiamo alla lettera ciò che ci chiede il mister e andiamo in campo e lo applichiamo al meglio, ecco. Poi è ovvio che l'Inter non si discute, cioè, è una squadra fortissima e abbiamo tutto il rispetto, però noi non abbiamo paura di nessuno, ecco. Certo, no, io, cioè, il mio pensiero è che comunque c'è cioè, questa classifica, io parlo per il Crotone, cioè è un po' falsata perché noi abbiamo sempre perso un po' le partite per un dettaglio, per qualcosa in più dell'avversario, capito? Quindi cioè, sulla carta magari avremmo qualcosa in più. Però cioè, questa classifica non vuol dire nulla, ecco. Cioè, noi ci crediamo comunque, abbiamo corciato e non abbiamo fatto nulla. Però cioè, appunto, come ho detto, siamo stracarichi cioè, e ci crediamo tutti ecco, in questa cosa. Poi è normale che con la vittoria cioè, l'entusiasmo aumenti e tutto aumenti, ecco. Però noi cioè, fin dall'inizio ci abbiamo sempre creduto, poi dall'esterno ovvio che si può pensare una cosa o un'altra, però noi l'importante è lavorare ogni giorno e mettere in pratica ciò che ci chiede il mister appunto per trovare un risultato positivo alla fine. Crotone-Inter sta per arrivare, una gara come la maggior parte, come tutte, molto difficile, però c'è la spinta in più della vittoria esterna che ha riaperto comunque i giochi salvezza, che insomma non erano ancora chiusi, però a meno 5 è un'altra musica. Ma se ci siamo lo vedremo sicuramente in campo. Indubbiamente noi ci siamo preparati per esserci con grande entusiasmo e con attenzione ai dettagli. È chiaro che sappiamo di incontrare una squadra con un organico di altissima qualità e della quale Pioli secondo me ha dimostrato di poter veramente rendere altamente competitiva. Vediamo, perché la voglia è quella di poter continuare a vedere se riusciamo a fare qualche risultato in maniera continuativa, perché questo ci darebbe la possibilità di ridurre ulteriormente. Poi è chiaro che c'è anche l'Empoli che fa le sue partite, ma quello non dipende da noi. Lo diceva prima, l'Inter è una squadra diversa, sarà una squadra diversa, ma anche il Crotone è cambiato, è migliorato. Beh, noi avevamo incontrato una squadra che arrivava da un periodo di difficoltà, aveva subito un cambio, però anche noi giustamente siamo cresciuti in questi mesi, quindi vedremo se le distanze che si sono dimostrate all'andata sono rimaste intatte o se si può, sperando in un nostro fantastico pubblico che accorrerà in massa per darci una grande mano, come sempre hanno fatto, se possiamo ridurre ulteriormente questo gap. Vero, l'ultima battuta, 15.000 spettatori è una rosa al completo perché ad oggi insomma stanno tutti bene, sono tutti arruolabili. Sì, in questo momento siamo al completo e devo dire che grazie allo staff medico e al mio preparatore atletico, insomma, non abbiamo mai avuto grandissime problematiche durante la stagione, speriamo di continuare così. Ci sono tutti e come al solito chi sarà più determinato e motivato renderà la possibilità di un gioco qualitativo e fluido giocherà. Sperando in un'impresa. Ci Sì, vuole beh, un'impresa più per che battere l'Inter. sperando uno va con l'idea di raccogliere punti, che non significa accontentarsi di un pareggio. Però queste sono partite dove noi dobbiamo avere per 95 minuti la capacità di non farcela mai sfuggire, anche nei momenti di difficoltà dovremmo essere coraggiosi e umili per cercare di
o riprenderci qualcosa o di prenderci qualcosa.